Ha avuto e avrà un significato importante la vittoria ottenuta con lo Spezia giovedì sera. 3 punti conquistati con grinta e quella giusta cattiveria agonistica che ha caratterizzato tutto l'arco della partita dei rossoblù. Finalmente un Crotone, oltre che bello da vedere, anche concreto e molto deciso. I 2 gol di Padoan, per tutti i tifosi del Crotone, i migliori auguri pasquali. Complimenti, perché una doppietta che regala una vittoria importantissima al Crotone e che consente alla squadra di agganciare tantissime altre e soprattutto di accorciare nei confronti di quelle squadre che fino a qualche tempo fa ci passavano 6-7 punti. Sì, sicuramente oggi era una partita fondamentale per noi. Abbiamo incontrato una squadra che comunque è in piena zona playoff, quindi era una partita dura, ma credo che abbiamo avuto supremazia territoriale. L'abbiamo interpretata meglio. Sì, esatto, abbiamo proprio interpretata meglio, comunque abbiamo presi subito alti, siamo stati aggressivi e credo che il risultato sia giustissimo. Ho sentito la dichiarazione del DS dello Spezia, si sono lamentati forse un po' troppo per l'espulsione e probabilmente per un calcio di rigore che non gli è stato concesso. Cosa ne pensi? C'era secondo te? Ma secondo me no, cioè io li ho visti da dietro, secondo me non c'erano, poi sono liberi di pensare, cioè ognuno pensa quello che vuole, è naturale che sono lamentati. Chiudo con questa battuta. Ora Torregrossa deve stare molto attento, No, vabbè, nel calcio chi merita gioca, quindi se io lui, chi si conquisterà il posto giocherà. Devo portarti i saluti di un carissimo amico tuo, di Ermanno. Mi ha raccontato un particolare. Ha azzeccato, eh? Lo ringrazio perché ogni volta che vado da lui mi martella e mi dice che dovevo crederci, dovevo sfruttare tutte le occasioni che avevo per far gol e mi è andata bene questa oggi. Buona Pasqua. Grazie anche Grazie. Una grande vittoria, direttore, che consente al Crotone di fare un gran bel passo in avanti e di agganciare tantissime altre squadre. Questa è la strada giusta. a voi. Sì, dobbiamo continuare così, la squadra sta giocando veramente ma molto bene. Grande spirito, grande attaccamento, veramente bisogna dare atto. È migliorata tantissimo. Sì, ma quando si cambiano 23 giocatori si sapeva dall'inizio, però in questo momento secondo me la squadra sta esprimendo un grandissimo calcio. Abbiamo avuto modo non di intervistare, ma di ascoltare le dichiarazioni del direttore sportivo dello Spezia. Si lamentano tantissimo dell'espulsione di alcuni rigori che non gli sono stati concessi, insomma, non l'hanno digerita. Ma non lo so, loro quando si perde si cerca sempre di Di avere attaccarsi a qualcosa. qualcosa, devono vedere la prestazione della squadra. La prestazione del Crotone oggi è stata nettamente superiore alla loro, quindi per quanto riguarda poi i rigori, questo non lo so. So solamente che le immagini parlano chiaro, loro quando vedranno le immagini vedranno che hanno torto. E comunque, per chiudere il discorso, si avvicina sempre di più la possibilità di evitare anche i play-out. No, dobbiamo evitare i play-out. Ce Quindi, l'auguriamo tutti. se tu guardi, il giro di un punto ci sono 9 squadre, quindi sarà una battaglia fino all'ultimo. Oltretutto ci superavano di 6-7 punti, eh? Sì, ma il campionato di Serie B è questo: deve stare sempre attento, giocare sempre, cercare di non staccarsi mai dal fondo. L'esempio più lampante è stato oggi, che è il risultato di Pescara a Brescia, e quindi sono molto contento di questo. Direttore, auguri di buona Pasqua. Anche a voi. Gli allenamenti riprenderanno martedì e tutto sarà pronto per affrontare il Bari sabato prossimo. Anche in Puglia ci vorrà la stessa determinazione che è servita per battere i Liguri.